E salve a tutti gente, qua Jane Gaming che parla e oggi siamo qui con Paper Mario. L'ultima parte di questo capitolo immagino, perché beh, blocco di salvataggio più blocco cuore di solito significa che siamo vicini al boss. E sì, mi ricordo molto sta ambiente. Chi è venuto al palazzo? Al mio palazzo. Mario, finalmente sei arrivato. E ora ci credi che riusciresti a salvare lo spirito? Ma aspetterei prima di cantare vittoria. Prima devi sconfiggermi. E poi dovrai sconfiggere Bowser, capito? Questo è il boss e ha una musica carina, particolare, strana. Più carina che altro. Comunque, tattica di questo boss. Lo vedete quei piccoli cristalli che ha intorno alla testa, diciamo? Ecco, beh, sono minion che praticamente con un attacco, se non sbaglio, può formare uno scudo con quello e non lo potete fare più male. O forse è già da adesso invincibile, non lo so. So solo che bisogna iniziare con un attacco multiplo. Per questo sono utili questi, le shooting star. Proviamo subito. Qua può essere utile la Lucky Lester perché fa poco danno a tutti. Però se non sbaglio tipo li evoca ad ogni cacchio di turno, quindi voglio cambiarti un po'. Uno che consuma poco sushi. Non... La corona conta come spinosa. È una cosa che dobbiamo scoprire. Però con un partner può essere pericoloso scoprire una certa cosa. Queste cose qui, dato che loro perdono turni. Ok, no, non contano come spine quelli lì. Vabbè, le spawn ogni volta. Quindi almeno perde il turno. Insomma. Abbiamo un compagno che attacca tutti col suo primo attacco, che non deve consumare PF, insomma. Perché se no si può usare la tattica, il compagno tira, si sbarazza di loro e Mario attacca. Perché ogni volta usare un oggetto, beh, non credo ce l'abbiamo. Quanto consuma la chiesa? Perché mi hanno detto che fa poco danno, ma quanto consuma il suo attacco? 4. Abbiamo qualcun altro che attacca tutti senza fare, senza consumare tutto questo? Avremo Cooper, ma non attacca le entità volanti. Peccato. A quel punto conviene perché Bombette consuma di più ma c'ha più danno. Vabbè. Uff, c'è difesa questo, ecco quello è il suo problema. Non ho capito, si è anche curato. No, questo attacco è brutto. Andiamo con Watt che lui oltrepassa la difesa. Almeno speriamo. Sì, oltrepassa la difesa, quindi è utile come cosa. Ah, ora c'era un trabocchetto. Ogni tanto fa questo attacco del cacchio. Ok, si è svegliato però ha perso un turno. Lo stesso, quindi. Io non ti lascio con quei cosi. Tanto ormai abbiamo cambio rapido, quindi sarebbe stato un problema senza cambio rapido, di sicuro. Smettila! Sta usando la nostra stessa tecnica alla fine. Vabbè, noi pian piano gli facciamo comunque danno.
Perché abbiamo Watt. E a quanto pare 60 mi sa di vita. Adesso è a 52. Sì, però non puoi ogni volta fare la stessa cosa. Al prossimo turno. Io adesso riprovo a fare. No! Cosa ho fatto? Ah! Cacchio si fa male. Electrodash Watt. Perché hai fatto nulla? Ho fatto nulla, seriamente. Cosa? Ehi, perché hai fatto solo uno? Ho sbagliato comandazione, serio? Possibile. Era di usare il secondo Shooting Star. Almeno così ti facciamo un po' di danno. Potrei usare anche, che ne so, anche solamente coso, quello di Astro, mente. Electrodash, ora, dimmi che ho sbagliato comando prima. Ecco, infatti ho sbagliato comando perché se adesso iniziavo a fare uno... Ok, l'ho parato stavolta, grande. Beh, con un nemico così tanto difesa, Watt è utile, devo dirlo. Ah, che fastidio. Ma dai! Forse ho iniziato troppo tardi. Cosa è questo attacco adesso? Vabbè che suono è inquietante, a dir poco. Però adesso sei mescolato. Guarda, non è che duplicato la vita solamente per farti fregare. E vabbè, non c'è problema. Ho solo 10 di vita con Mario, quindi mi sa che ho fatto una cagata, però... Ok, abbiamo colpito lui almeno. Non riesco a usare Mario! E non posso neanche curarlo così. Quanto hai? 26, vabbè. Sprecherò il mio fungo vita. Vabbè. Però non me lo fa fare, cioè. Perché fa uno? Smettila di fare uno ogni tanto. E rifà di nuovo questo attacco, però. Fammi rimanere in vita Mario. Neanche adesso può attaccare o curarsi, cioè. Devo riuscire a parare sul colpo. Ma tanto mi uccide col prossimo colpo, a questo punto. Siamo rimasti incastrati nella battaglia, diamine. Ok, vabbè. Ho usato... C'ho il fungo, no? Ah, oh, ok, dicevo, mi stava facendo fare game over comunque. Con quanti HP mi lasci? 10. Bene. Prima di tutto questo. Perché adesso non abbiamo più vita extra.
Ora, se vuote la pianti di fallire, per favore, facessi l'Electrodash bene. No, niente, non va. Io lo rilascio quando c'è quel coso rosso. Ah, davvero non tiri più fuori con le tue strane schegge? Vabbè, adesso Mario è in vita, quindi facciamo qualcosa di meglio. Alla fine comunque è la stessa cosa che si divide in schegge o questo, eh. Facciamo sempre se senti che cose per comunque togliere le cose. Smettila di fallire, what? Ok. Bisogna lasciarglielo proprio dopo che si attivi il coso rosso. Brutto! Ti ammazzo, brutto. No, quello lì è per quando si sarà duplicato. Non ti curare, brutto pezzo di... Con Mario gli facciamo 1 e 1, che schifo. Niente. Perché può decidere lui quando... Perché decidi lui quando fare bene o no? Devo cambiarti, what? Se hai questo effetto qua e vedo che lui si cura ogni tanto, devo. È l'unico che oltrepassa la difesa, però muoviti, fallo bene, per favore. No. Oh. Non ti cu... Ok, un altro attacco questo. Ah no, è lo stesso, quello che si duplica. Però vola adesso. Ecco cos'hai cambiato. Vabbè, intanto quell'attacco che ti sto facendo non cambierà niente. Altro gli può fare male? Bombetta, ma non abbiamo molti più punti fiore. Fai gli stessi cose di Watt quando fa bene le cose. Basta curarti! Guardalo! Come faccio a evitarlo? Come faccio a evitare che faccia così? Smettila di curarti, testone. Ah! Che odioso che è sto boss! Neanche se è riuscito a fare al massimo, bombette. Non ti curare. No, dovrei usare la sua mega bomb. Col cacchio. Ah, eccolo davanti. Mercoledì. Fa un sacco male questo attacco, va bene. Ora ha sto problema che si cura. E adesso sono costretto a usare Watt. Perché... IPF. Fallo
Fare così tutto il tempo? Che fastidio sto boss. Non ho più il coso. Vabbè, devo usare questo. Parato. Però devo usare un fungo. Oh. 50 HP non è ancora conveniente come cosa. Quanti HP ti sono rimasti a te? 18. Sicuro era il prossimo turno. Ti prego non curarti. Ok, va bene, questo va bene. Basta che non ti curi. E non congeli Mario. La chiesta, possiamo farla ancora una volta questa cosa. Vedi di non sprecarla. Eccolo qui. Guai a te se ti curi adesso a questo turno. Ti ammazzo, è proprio brutal. È la fine se si cura adesso. Mancano 5. 5 punti vita. L'ho parata. Bene. Dai. Dio, addio con la tua faccia. Oh, alleluia. Grazie. Oh no. L'ultimo spirito. Rebose me l'ha data a me. Bravo, la chiesta, hai fatto la tua parte. Fine capitolo. Mario ha salvato l'ultimo spirito stellare da Kalmar. Dal Kalmar, dal re, a quanto pare, proveniente dal castello di cristallo, e adesso è pronto a salvare il mondo. Ora, con tutti e 7 gli spiriti stellari insieme, il potere dello scettro stellare di Bowser, e adesso è arrivato giunto il momento di Mario di sconfiggere il potente Bowser. Potrà Mario riscuotere la principessa Peach e anche recuperare lo scettro stellare? O succederà qualcos'altro? Ok. Non salvo perché, boh, magari la registrazione è saltata, che ne so. Oh, Mario. Che cosa starei facendo adesso?
Credo che starei aiutando tutti, immagino. Sicuro che lo sta facendo? Mario starà bene, tranquillo. Tranquilla. Sarà pronto qui a salvarla. Mario sa cosa hai fatto per lui. E non ti preoccupare, principessa. Non hai parlato con queste persone da molto tempo? Sì. Ok, grazie Twink. Grazie per averci cercato i soldi. Torniamo indietro nella stanza, che dici? Oh, principessa Peach! È arrivato qui il tuo Bowser! Possiamo avere una amichevole conversazione per una volta? Dai, fammi vedere un sorriso. Non ho niente da farti vedere a te. Oh, per favore, non fare così. Sei incastrata qui ancora per molto tempo. Bellissima. È meglio se ti abitui. Mario sta arrivando, Bowser. E te non puoi fermarlo. Oh, poverina. Dolce signorina. Sono invincibile. Grazie allo scettro stellare. Non te lo ricordi? Mario non può sfiorarmi. La sua storia è finita al game over. Sua crudeltà! Abbiamo un'emergenza! Spero sia importante. Ha interrotto la nostra amichevole conversazione. Mario ha salvato l'ultimo spirito stellare! Sta venendo qui con il loro potere! Con questo nuovo potere potrebbe riuscire a fermarla. Cosa? Ma oh. Ok, ascolta amica amica. Prepara tutti alle loro postazioni. Bloccate tutte le entrate del castello. Principessa Peach. Perché te non stai qui a guardare? Potresti vedere già la sconfitta di Mario. Sì, tu, proprio tu, qua, vieni con me immediatamente. Non avevo tempo di spiegarti. Oh, no, per favore! Tu, grosso pupa, sei davvero rispettoso nei confronti della principessa. Che cos'è questo piccolo coso? Che sta cercando di picchiare i pupi armati. Ah, ma gettarlo via. Uff, Twink! Bene, principessa, ora muoviamoci. No! Qua c'è una vocazione, ma molta storia. Il mio nome è Calmar. Ah, era lui Calmar. Che non so che quale sono in italiano. Ben fatto Mario, grazie per essere venuto. Hai riscosso un grande successo per ottenere lo spirito stellare. Sono in debito. Ora tutti siamo liberi e ora tu hai la tua chance contro Bowser. Il mio potere ti aiuterà. Per prendere lo spirito stellare da Bowser e riportare la pace a rendere i funghi. E per salvare la principessa Peach. Mario, l'energia di Mario stellare è 6,7. Mario ora può usare il suo nuovo potere stellare. Con questo potere potrete trasformare l'entità in stelle. Chiede che voglia dire fai finire subito la battaglia. Infatti è utile contro i nemici normali. Questo fa finire tutto, ma probabilmente costerà un sacco di energia stella. Mario!
lì dal Monte Stellare potremmo farti arrivare a Star Haven. La strada si chiama Starway. Una volta che avrete attraversato la strada stellare, finalmente arriverai a Star Haven. Questo è l'unico aiuto che posso darti per salvare il mondo. Ce la puoi fare, Mario. Arrivederci, per ora. Ebbene, abbiamo fatto questo boss finale, abbiamo visto cosa ha fatto Peach e abbiamo visto il potere, diciamo. Infatti adesso abbiamo l'energia stellare al completo. Quindi da Genkai è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto questo episodio. E dal prossimo episodio in poi mi sa che riuscirò.